cui ricorre quest'anno il 30° anniversario della morte di Kluge, di Wenders, abbiamo deciso di presentare un bellissimo film tedesco che ha vinto l'Orso d'Argento alla Berlinale di quest'anno, Barbara, uno dei più importanti registi contemporanei del nuovo cinema. Quindi si passa dal cinema degli anni 60 al cinema di oggi. Christian Petzold, prego di salire sul palco, un bel applauso. Come qualcuno ricorderà, abbiamo dedicato proprio al cinema tedesco contemporaneo una grande retrospettiva qui a Pesaro nel 2007. E adesso Christian così ci dà qualche informazione così su questo suo film. Io gli vorrei chiedere, questo film si svolge nella Germania orientale dell'inizio degli anni 80, prima della caduta del muro di Berlino. Christian in genere ha fatto sempre film sulla Germania di oggi, sulla Germania contemporanea. Come mai hai deciso di raccontare questa storia invece che è ambientata in un passato che ormai è lontano? Also das Kino kümmert sich einfach um Gegner, die weit weg sind oder verloren sind. Das Kino kümmert sich immer um Gegner, die weit weg sind oder verloren sind. Und die sozialistische DDR ist sowas von verschwunden, dass das Kino sich darum kümmern muss. Für mich war die DDR eine Insel. Eine Insel ist immer etwas, was ein Traum ist. Man geht hin auf eine Insel, weil man sein Leben in Ordnung bringen will. Eine Insel ist aber auch immer ein Gefängnis. In diesem Zusammenhang wollte ich einen Film machen. So schwül, dass ich nicht mehr. Okay. Beh, quando ci si dedica al cinema ti deve dare l'impulso di pensare, di riflettere sulle cose che sono cambiate nel frattempo, che sono anche andate perdute. E il socialismo della Repubblica, della ex-DDR, in effetti è una realtà che è sparita e quindi è una cosa di cui, secondo me, il cinema si deve preoccupare e non occupare. E la DDR perché ha rappresentato una specie di isola, un'isola può essere collegata a un'idea di sogno e un sogno talvolta può essere anche una prigione ed è questo di cui si occupa il mio film. Also meine Eltern waren Flüchtlinge aus der DDR und ich bin im Westen im Kapitalismus aufgewachsen mit Beatles und Musik und Terrorismus. Und wir fuhren jedes Jahr mit den Eltern in die DDR. Und ich habe immer gedacht, sie fahren in das Land ihrer Kindheit. Aber als 1989 die DDR starb gestorben wurde, in diesem Jahr fuhren sie nicht mehr in die DDR. Und da wusste ich, dass sie eigentlich die ganzen Jahre in den Sozialismus gefahren sind und nicht in ihre Heimat. Und das hat mich irgendwie beeindruckt, dass die dann im Westen geblieben sind und enttäuscht waren. Ich glaube, dass in diesem Jahr, wo Barbara spielt, 1980, der Untergang der DDR beginnt. Und ich mich immer gefragt habe, wie kann man sich in einem Land, das runtergeht, wie kann man sich in so einem Land noch lieben? Weil Liebe braucht ja Zukunft und braucht ja eine, würde man heute sagen, Perspektive. Und diese Perspektive hatten die Menschen dort nicht mehr und trotzdem liebten sie. Und das interessiert mich. Wie kann man da noch lieben? I miei genitori sono fuggiti dalla Germania dell'Est e io quindi sono cresciuto nell'Ovest. Nell'Ovest ho partecipato a tutto quello che era il mondo del capitalismo, sono cresciuto con la musica dell'Occidente e abbiamo sempre pensato che i miei genitori che un giorno saremmo potuti ritornare nella Germania Est. In realtà però nel 1989 la Germania dell'Est è morta, o piuttosto è stata fatta morire, e quindi è rimasto dentro di noi sempre un ricordo, un ricordo
ricordo che però non è quello di una patria, bensì il ricordo di un socialismo. E quindi io ho visto i miei genitori vivere nell'Ovest, nella Germania Ovest, in una maniera che mi faceva pensare anche alla delusione che provavano, perché questa è una sensazione che io ho vissuto. Il film che vedrete questa sera è ambientato negli anni '80, un periodo in cui la Germania Est ha cominciato ad andare a fondo, piano piano. E mi sono chiesto, mentre pensavo alla realizzazione di questo film, come fanno le persone a sopravvivere? Perché per vivere in un paese bisogna avere delle speranze, bisogna pensare al futuro, bisogna avere delle prospettive. E nonostante loro non avessero tutto questo, ciononostante vivevano. Ed è proprio questo interrogativo che ho cercato di inventare. Sommerlich und leicht und erfahren. Und in Italien kommt der Film ja synchronisiert in die Kinos, habe ich gehört. Und dann in diesem wunderschönen Italienisch, was ich gerade gehört habe, dann wird er wahrscheinlich noch trauriger. Und man kann gar nicht glauben, dass die historisch eine Niederlage erlitten haben. La Germania Est è un soggetto che può essere rivisitato e viene rivisitato ogni tanto nel cinema. E appunto io sono molto curioso di vedere come verrà vissuto dal pubblico italiano, che appunto la cui lingua sento così musicale nelle mie orecchie, questo film, e mi auguro che si possano vedere e sentire tutte le connotazioni storiche. Sì, il film di Christian uscirà nelle sale a cura della BIM nella prossima stagione. La BIM ringraziamo molto perché ci ha messo il film a disposizione, come ringrazio la Ripley's Film che ci ha messo a disposizione il cortometraggio di Emerenzo. Vi ricordo due cose prima di passare a vedere le immagini bellissime di questo film. La scheda che avete è per votare il film in piazza, il miglior film della piazza di quest'anno, e chi è interessato ad approfondire, a parlare con il regista, domani alle 12:30 nel cortile di Palazzo Fradali c'è un incontro con lui, a cui siete tutti invitati. Grazie e buona serata.